Ciao a tutti, in questo nuovo appuntamento con il Focus Video vorrei farvi una panoramica sull'assortimento di attrezzi da taglio, per così dire, che potete trovare nel catalogo di Hobby Perline. Vedremo quindi le varie tipologie di pinze tronchesine che potete trovare nel nostro catalogo, piuttosto che le varie tipologie di forbici ed attrezzi specifici. Primo fra tutti, appunto, la tronchesina classica. Questa qui potete trovarne di varie tipologie e quindi qualità, diciamo, diverse. Qui ne mostro soltanto tre, ma ce ne sono altre, tra cui ad esempio mi viene in mente le pinze Tronex, che sono quelle, diciamo, di qualità maggiore che vi abbiamo già mostrato in un focus dedicato proprio a quella categoria di pinze. E dicevamo appunto, questa è la classica pinza tronchesina, quindi lo strumento di taglio per fili metallici di varia natura. Ovviamente si tratta di fili metallici morbidi o semimorbidi, quindi non adatte al filo d'acciaio o al filo armonico, più specificatamente adatte a fili come l'ottone, il rame e l'alluminio, che sono poi quelli maggiormente utilizzati in bigiotteria. L'unica puntualizzazione che vorrei farvi su questa tipologia di pinza è che utilizzando lo strumento da questo lato piuttosto che da questo lato avremo una tipologia di taglio del filo leggermente differente. Infatti, se vado ad utilizzare la parte concava sulla zona interna del filo, avrò un taglio più appuntito. Non so se riuscite a vedere. Mentre utilizzando la parte piatta della pinza, il taglio sarà più netto, più piatto. Se invece per le vostre creazioni ricercate esclusivamente il taglio piatto, la pinza tronchesina che vi consigliamo è questa qui. È la pinza con il becco largo. Ed è una pinza specifica per ottenere appunto il taglio piatto del filo. Sarà quindi la pinza prediletta per chi utilizza i fili metallici nella tecnica wire. Una tronchesina che invece è specifica per una tipologia di filo è questa qui. È la tronchesina per il filo armonico, per il memory wire. Diciamo che si può utilizzare anche per tagliare i fili in acciaio in generale, perché appunto è una tronchesina particolarmente forte. È una pinza appunto particolarmente forte nel taglio e anche questa è presente in catalogo anche in altre tipologie qualitative, diciamo, sempre appartenenti a, diciamo, degli attrezzi specifici per materiali in particolare, per un materiale in particolare, andiamo ora a vedere queste due tipologie di forbici che sono forbici specifiche per il taglio del metallo, quindi nel nostro caso utilizzate per tagliare i metal blanks. Diciamo che questa ha un taglio più lungo, come potete vedere, questa però è estremamente più facile da utilizzare in quanto al ritorno a molla. Come non so se riuscite a notare, ma sono anche leggermente diversi i tipi di taglio. Quello della pinza senza molla, diciamo, è un taglio netto, mentre la pinza con il ritorno a molla lascia una lieve dentatura sul bordo che va a tagliare. Ovviamente tanto ai fini del lavoro, insomma, sarà comunque necessario andare a pulire l'area e a scartavetrare, per cui è un, diciamo, un problema facilmente risolvibile. L'ultima tronchesina che vado a mostrarvi è quella specifica per tagliare cordoni e cuoio, quindi da utilizzare con il cuoio Regalitz, con i cordoni della climbing cord, con corde da almeno 5 mm e con i cordoncini in cuoio piatti della Leather Collection. Qui la proveremo adesso su un cordoncino appunto della Leather Collection.
Ma come vi ho anticipato, potreste benissimo tagliare anche un cordone tipo quello della climbing cord, quindi di 10 mm. L'unica cosa che ora non abbiamo fatto in questa dimostrazione, che invece vi consiglierei di fare, è andare a chiudere l'area da tagliare con dello scotch, come facciamo solitamente con il taglio in magazzino, appunto. Passiamo ora a vedere le forbici, in particolar modo cominciamo dall'assortimento di forbici prim. Qui vedete due campioni agli estremi opposti, ma in catalogo trovate veramente tantissime tipologie di forbici della linea prim all'interno proprio della sezione dedicata al cucito creativo. In questo caso, appunto, vi mostro una forbice normale per tagliare la stoffa e una forbice da ricamo con le punte curve, che è specifica appunto per il ricamo, per andare a rifinire il lavoro perfettamente. Un'altra cosa che potete trovare sempre nell'assortimento del cucito creativo, e potete anche questa trovarla in varie dimensioni, è il cutter rotante per tagliare le stoffe. Si usa come un normale taglierina, come una normale taglierina di quelle che utilizziamo anche con la carta. Ha una lama rotante, appunto, e permette di tagliare precisamente la stoffa. Altro attrezzo essenziale nel cucito creativo, ma non solo, infatti qui non vi mostro quello della prima, ma quello nostro, diciamo, marchiato B Perline, è l'attrezzo tagliafili. Il tagliafili, come appunto anticipato, può essere un attrezzo utile sì per il cucito creativo o per il cucito in generale, ma è un attrezzo molto utile anche per chi utilizza i fili da tessitura, quindi per le perlinatrici. Anche in questo caso le punte sono estremamente fini, la lama arriva fino alla punta, per cui permette di andare a tagliare il filo anche molto vicino al lavoro. Sempre dedicato anche alle perlinatrici, la classica forbicina da ricamo con le punte estremamente fini, sempre per permettere di tagliare il filo molto vicino all'estremità del lavoro. E l'ultima che andiamo a vedere è una forbice generica, ma è una forbice della linea Fiskars. Fiskars, per chi non la conoscesse, è una ditta che produce appunto attrezzi di taglio di vario genere, dedicati soprattutto al mondo del craft, del fai da te, dedicati quindi alla carta e altri materiali. Producono specificatamente appunto attrezzi da taglio, per cui sono delle forbici di precisione, idonee per esempio a chi gioca, si diverte con il mixed media, quindi con l'arcollage per esempio. Permette di tagliare, la forbice è molto affilata, permette di tagliare molto bene la carta intorno al cabochon. Questo è in breve l'assortimento di forbici e pinze tronchesine che potete trovare nel catalogo di Hobby Perline. A parte gli attrezzi della prima, che come vi ho anticipato li trovate nella sezione Craft & Co. nell'area dedicata al cucito creativo, le altre le trovate tutte sotto attrezzi per bigiotteria. Le tronchesine essenziali, quindi questa tipologia, la prima che vi ho mostrato, le trovate ognuna raccolta sotto la sua tipologia di pinza, quindi le pinze Tronex, le pinze economiche, le pinze di qualità e via dicendo. Questa qua ad esempio è una Made in Germany. Mentre quasi tutti gli altri attrezzi, forbici, tagliafilo e tronchesine per filarmonico, li potete trovare in attrezzi vari per bigiotteria. Le forbici per metallo le troverete invece all'interno della collection dedicata al metal stamping. Ciao, a presto!